Anche Alberto Rossi è qui con noi stasera. Che cosa hai provato a leggere questa lettera? Beh, è stata un'emozione strana, particolare, a parte che era tanto che non salivo su un palcoscenico, per cui anche, cioè, mi hanno fatto un regalo loro a me, il fatto di farmi leggere queste lettere dentro, all'interno di questo teatro elisabettiano, non è da poco, per cui comunque eravamo in una condizione di vantaggio, comunque di privilegio, perché siamo dei privilegiati, perché quello che possiamo fare è sempre comunque una goccia microscopica in un mare che dovrebbe esistere, però si fa quel che si può. Ecco, che cosa ho provato? È forse la nostra piccolezza, la nostra incapacità di poter risolvere un problema generale che comunque è enorme. Ci si può provare, e questi, io li chiamo missionari, perché per me sono veramente dei missionari, li metto al pari delle suore, dei preti che vanno in giro per il mondo a fare quello che possono per chi ne ha bisogno. Però è sempre poco quello che si fa, non basta mai, non c'è niente da fare, non basta mai. Invece, parlando di te, del tuo lavoro, il grande pubblico ti conosce per Un posto al sole, ma tu hai mai fai anche teatro? Io ne ho fatto tanto, ora è tanto che non ne faccio, perché col nostro impegno, che è abbastanza corposo, diciamo, viva Dio, non mi consente di farlo, però mi piacerebbe rifarlo, magari prendendomi una pausa con le riprese, chi lo sa, vediamo un po'. Magari con la signora Sastri, con il signor Giordana, con... vediamo. Posta al sole, ecco. Ci sarai anche l'anno prossimo, quindi sì, ci puoi anticipare qualcosa? Cosa succede al tuo personaggio? Succederò, no, mio personaggio non si può dire niente, farò la regia come l'ho fatta, perché io adesso sto unendo queste due cose, è una cosa che mi interessava fare da tempo, sono riuscito a ottenerla, è andata molto bene, viva Dio, mi consentono di rifarla, per cui ci saranno degli episodi diretti da me e andremo avanti, insomma, continuate a seguirci, perché so che siete tanti e siete sempre di più, per cui grazie a voi noi riusciamo ad andare avanti. Grazie a te, complimenti. Grazie a te.